ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video insieme al vostro Sparksone. Oggi su Stumble Guys è uscito un nuovo evento, meglio è uscito probabilmente ieri o due giorni fa, non mi ricordo. Però sono stato un po' incasinato in questi giorni. Per saperne di più magari guardate le notizie nella community. Comunque ragazzi, è uscito Rocket Showdown e oggi non solo proveremo Rocket Showdown, quindi questo evento nuovo, perché ci sono comunque dei premi interessanti, ma faremo anche alcuni giri di ruota furtiva contro la ruota scheletrica, perché comunque ci sono delle cose da ninja, come il Golden Sensei, il Ninja Copter, c'è Shairo. E c'è anche una cosa che mi interessa tantissimo. Parlo del ninja, non ninja run, non meditate, la Smoke Bomb. Questa qua la voglio a tutti i costi, ragazzi. È qualcosa che mi piace un botto. A meno che non mi stia confondendo, credo sia questa, perché la sto cercando da tanto tempo. Tanto caspita che ciò, troverò gli scheletrini. C'è anche la Smoke. Ma ragazzi, sono pronto per questa challenge. Mi raccomando, vi chiedo un bel mi piace a questo video, perché mi piace sono sempre importanti. Iscrivetevi al canale, condividete anche il canale con tutti i vostri amici, perché così cresciamo e arriviamo anche ai 300.000 iscritti. Sarebbe top arrivare entro l'estate ai 300.000 iscritti, ma questo non è un periodo dei migliori per i giochi mobile. Però comunque noi stiamo sempre sul pezzo, siamo sempre pronti e niente ci fermerà. Iniziamo subito con il video. Su Skyrocket Royale, la nuova mappa. Sono tutti sopra, giusto? Senti, dove stanno i nemici? Questo già è volato. Si è scordato che l'obiettivo è pigliare le monete. Io me ne piglio intanto. Meno male che non si spara con... Vediamo se riesco ad andare al centro. Sarebbe top. Senza morire, magari. Pam! Killati tutti. Vai, vai. Piglia tutto come un ninja. Evita tutto. Ma nessuno spara, scusate. Ecco, come ho detto. Vai, vai, vai. Mi sono salvato. Ma sai che forse conviene farsi il giro da qua? Comunque sono primo con 12 monete, eh? Ma tanto lo sappiamo che Sparks è uno dei top player di raccogli monete di questo gioco, come su Treasure Islands. Vabbè, comunque mi sa che qua monete non se ne pigliano. E scattato. Niente, siamo caduti. Ancora siamo primi. E ci credo, perché comunque è difficile fare raccogliere monete questo passo. Via, tu, questa è mia. Ma bellissima sta kill. Cioè, stupenda. C'è una banana che gira insieme al coso. Molto susto. Mi sa che ho li piglia. Vai, bravissimo. O li piglia al centro o non ne piglia, eh? Come a lanciare un razzo al centro e poi tipo andarci. E spostatevi. E spostatevi. Oh! C'è sta uno fermo immobile al centro. Ottimo. Wow, sono volato. Yum. Sì, no, peccato. Sono ancora primo comunque, eh? Giusto per vantarmi un pochettino. E niente, sono caduto sotto. Fammi un bel jump. Oddio, ma che adesso... Ma niente, ma niente. Sottoterra sono andato. Vabbè. Cioè sotto il cielo, perché c'è il cielo sotto, non c'è la terra. Però vabbè, avete capito il senso della frase. Mi piglio pure questa monetina qua. Attenzione, attenzione. Vediamo se faccio il glitch con la... Tu. Niente, niente. È finita. Volevi prenderti la mia monetina, eh? Comunque, primo posto con 30 e si vola. Loro non lo sanno che Sparks è il king di due mappe. La prima è Bot Bash, la seconda è quella con le Treasure Islands e raccogli monete. E vabbè. Salve. Potrei andare subito al centro. Prendermi e mandatemi via. Insieme rimbalzo di Sparksuzzu. Vai. E levatevi. Ah, io posso dare pure i calci. Non ci avevo pensato. È interessantissimo. Tipo, non piglio nessuno quei calci. Oh, sono sesto, ragazzi. Fermi. Siamo arrivati al primo posto di nuovo. Interessante. C'è passata una sola parte. Vabbè, e niente. Questo preso. Non te lo lascerò prendere per niente. Ne ho killato uno al volo. Tipo un edge. Un airshot. Una kill al volo. Bella sta moneta presa al volo pure. 27. Sto a far meglio di prima. Se rimbalza. Ma che mi sono sparato da solo? Scusate. Ho sparato un razzo che mi ha colpito da solo. È impossibile. È fisicamente impossibile. Però è successo. Oh, mi stanno rubando tutte le monete. Oh, finalmente. È inutile che mi spari. Piglio tutte. Vado dall'altro lato. Boing. Ma. Come al centro? Possibile. Qua ci sono due monete interessantissime.
No, terzo posto. Vabbè, terzo posto è qualificato ancora. Ci siamo, si riparte. Diamo un vantaggio a sti poveri sciocchetti. Andiamo a farci una... Attenzione, boom! La kill al volo. Bella, bella. Intanto mi faccio... Ah, sai che conviene forse farsi le gemme... Oh, ancora qua sta, levati. No! Petente. 5, 6, 7. Che è troppo lunga la strada qua. Dovrei fare... Ma qua ci stanno un botto di monetine. Madò! Ma che è? Cos'è il bug della mappa questo qua? Il lato delle monetine supreme. Via! È mia! No, petente, petente. Come via. Sium. Vediamo se escono più monete da questo lato. Cos'è? Un bug? Non si capisce. Intanto vediamoci queste altre monete qua. Mi sa che devo andare al centro perché sennò è finita. Grazie, signor... Come si chiama, scusi? No Chip Fan. Grazie di cuore. Molto gentile. Se riesco vado al centro pure io. Farò un po' di danni tipo... Boom! E attenzione, non muore. Resiste ancora. Attenzione. Piglia le monetine. Ormai è un round finale. Potrebbe succedere di tutto in questo round finale. Prendo un'altra monetina. Attenzione. Mancano pochissimo. Secondo posto per Sparks. Il saltello perché non muore. E casca. Niente, niente. È cascato. Ormai finale al cardiopalma per questo Sparks. Che cerca la vittoria. Tutti con niente. Spara a caso. Primo posto. Secondo posto. Via. Si piglia lo spazio centrale. È suo. E niente. Non è ancora fine perché rimbalza. È ancora qui. Spara a quel tizio. Non ne piglio manco uno. Attenzione, si incalciano tutte e due. Si confondono. Primo posto di nuovo. Mi sono caduto. Niente. Un finale pazzesco. Ma mi sa che stavolta è finita. Perché non penso che riuscirò. Forse. Attenzione alla kill finale. No. Secondo posto con 53. Peccato. E andiamo in top 50 con una finale. Andiamo a farci subito qualche spin. Perché c'è la nuova ruota furtiva. E facciamo ben 5 spin, ben 1100 gemme. Oggi partono almeno 3000 gemme, raga, lo dico io. 3000 gemme perché uno non troverò mai la speciale subito. Aia. Aia. La skin leggendaria voglio. La skin leggendaria, quella la... Quella gold. Quella gold nuova speciale. Non questa, non questa. Porca di quella paletta, non questa. L'altra, l'altra, mizzeca. E niente. E niente, e niente, e niente, che sfiga, guarda, guarda, guarda. Ah, però gli shuriken steps non ce l'avevo. Interessante. Ma non è finita qua perché faremo altri 5 giri perché non abbiamo vinto per punizione. Quindi siamo a 2200 gemme spese. E qui, ragazzi, troverete... Ah, ma trovo sta speciale, mi impazzisco, cioè, basta, se è speciale così. Voglio la golden, voglio la golden. Il ninja! Shiro! E Mila, e Shiro... Campioni di Istanbul, guys. E niente, e niente. Questa non c'è. Ma gold non me lo uscire a gold. E basta. Pensavo di nuovo. Sto di e basta. Vediamo. Vediamo stavolta. Stavolta me lo sento. Niente. Ah, la mia animazione che volevo. Come doppione. Cioè, tu mi vuoi dire che io ho la smoke bomb come animazione? Eh? Io la stavo cercando da tanto tempo? E quale sarebbe? No, vabbè, ce l'avevo già, ma non ci credo, non ci credo. E niente, la mettiamo subito. Vabbè, facciamo un giro questo qua giusto perché... Perché sono abbastanza triste di questa cosa che ho scoperto. Quindi vediamo se troviamo una bella skin speciale nuova, almeno da qua. Niente. Una rara. Vabbè, il gioco ce l'ha con me, io lo so. Lo so che ce l'ha con me il gioco. Lo so benissimo. Gira ancora fortunato con le skin, i giri questi qua che non fanno trovare mai nulla. Ma proprio mai nulla. Occhio, occhio. 3 gettoni. C'ho 7 miliardi di gettoni Istanbul. Per favore, basta. Basta. Non ne posso più. Che ci devo fare con questi gettoni Istanbul? Almeno fatemeli convertire. Tipo che so, una gemma ogni 10 gettoni Istanbul. Che ne so. Fatemi qualcosa. Io non ne posso più. Oh, stavolta la voglio vincere però su Rocket. Su Skyrocket. Bravo, stai fermo là così raccolgo. Fermo, fermo. Madonna, c'è il caos qui. Si chiama Istanbul Chaos, no Istanbul Guys. Andiamo di qua, vai, abbiamo tutte queste monetine. Ma sai, chi è stato a spararmi da solo? Chi è stato? Chi è soffetente? Bam! Madonna, li piglio tutte qua le monete. Vi rubo tutte le monete che sono il pirata migliore del mondo. Madonna, ragazzi. Ragazzi, quando dico pirata mi sorgono dei ricordi. Non so per quale motivo. Poi vi racconterò meglio nei prossimi giorni. Perché in questi giorni non posso però raccontarvi niente. Però in questi giorni vi racconterò delle cose. Perché ho una schedule mentale programmata. Ogni giorno vi devo dire delle cose nuove.
Se no vi spoilerò tutto se una volta e poi dice ah, cosa racconto domani? Domani è un'altra cosa. Domani vi racconto della mia vita come quando mi hanno rapito gli alieni. Lo sapevate? Sì, mi hanno rapito gli alieni. Non è vero, non mi hanno rapito gli alieni. Sono stato io a rapire gli alieni. E basta! Niente, niente. Comunque sono primo in classifica. Giusto per dire che nel primo round distruggo sempre tutti. E nel secondo round e terzo round che vado un po' più scarsetto. Anche se prima in finale abbiamo fatto un partitone. Ah, ma sapete che oggi ho fatto 3 partite su Royale? Non so, ho detto, ah, da un po' che non gioco a Clash Royale. Siccome ho visto che c'è lo Slash Royale che sta tornando, no? Non so chi di voi sa cos'è lo Slash Royale. Che è quello dove si fanno tipo i big money, no? Ho detto, quasi quasi me ne approfitto, provo a farmi una partita. Vediamo se ancora so giocare. Io ho vinto tipo 3 partite su 4. Cioè, non so se mi spiego. Quello è mio. Cioè, sono abbastanza bravo. Ancora c'ho il mio... il mio training fatto da rune che funziona ancora work. Con la mia Fenice ancora gioco. E il deck Sparks. Comunque, sì, mentre parlavo c'è stato un mix di Stumble Guys e Royale. Perché vi ho raccontato questa cosa qua di Royale. Niente, mi è venuta voglia di giocarci. Comunque, dato che sto andando bene, che ho fatto tipo da 5.000 a 5.100 senza intoppi. E quasi quasi faccio un pushetto in questi giorni. Non in live, per conto mio. No? Vediamo se riesco ad arrivare. E intanto si va nel secondo round di Sky Rocket Royale. Vediamo se riusciamo e poi dopo sta partita andiamo a spinnare come non mai prima fino a trovare quel fetentozzo del coso gold. Perché la voglio la cosa gold. Così si pigliano le monete, vedi? 3, quinto posto, vai vai. Bravissimo. Adesso spara al volo, bravo la kill. Un airshot pazzesco dello sparsone. Rubiamo tutto, volevi. Io sono molto agilissimo. Ma guarda il tackle per prendere la monetina. Ne approfitto col primo posto. Adesso si allontana. Niente, body block. Ci siamo dato un bacio al volo. Ci siamo dati, io quartizio. Sus. Mamma. Volevo morire in verità, perché così rispawnavo. Potevo tornare da questo lato. Così si prendono le monete. Non d'azzardare, quella è mia. Grazie al passaggio. Boing. Ok, adesso dobbiamo saltare di là. Va che c'è. Porca paletta. Tutto mio, tutto mio. No, sono cascato. Comunque sono primo, eh. Sono primo, mi piglio pure quest'altra. E è tornato lo sparksone a rubare monetine. Oh, ho killato tutti con un razzo. Il razzo killer. Attenzione, guarda che agilità Sparks a non morire, eh. Che agilità c'ha sto ragazzo. Primo posto ancora una volta. 2 primi posto. E adesso dobbiamo fare il primo posto anche in finale. Pigliamoci tutte ste monetine. Non mi sparare che mi arrabbio. Pam! Te piglio. Ah no, andiamo direttamente da qua. Non ci avevo pensato. Va così. Boink. Vedi che conviene sempre fare ste cose. Anna. Oh, via tutti. Questo è spazio di Sparks. Ancora. Pam! Ah, non capisce qua comando io. Come io devo dire? Pam! No. Sono caduto, ma sono ancora primo, va bene così. Secondo posto, attenzione, un'altra partita un'altra partita da combattere questa qua, come quella di prima. Ma che cosa è successo? Aiuto. Cosa è successo? Spiegatemi. Vorrei vedere il VAR, per favore. Non ho capito bene che è successo perché mi sono visto sballottato dappertutto. Grazie, ragazzi. Voi killatevi, io ne approfitto per rubarvi le monetine perché siete morti tutti come i tonterellini. E ti piacerebbe killarmi, ti piacerebbe killarmi. Ti piglio. È mia questa qua. Ora! No, ho sbagliato. Ma questo è un po' troppo siete diventati. Meglio andare di qua. 37. Poi sbalziamo di qua. Attenzione. Psh, psh. Guarda, madonna. Una partitona pazzesca, raga. Partitona pazzesca questa qua. Questa è la partita del secolo. Forse ci faccio pure il VR di Skyrocket. Uno killato. Quello fanno finta di prendere le monete e poi spariscono. Ah, gli ho rubato la moneta tipo alla Chiellini con un tackle bellissimo. Aia. Mi piglio pure quest'altra 6. Boom. 61 monete da d'oro, ragazzi. 61 monete d'oro e si vince. Si vince ancora una volta la Skyrocket Royale. E ci portiamo a casa ben 100 e passa punti. Quanti ne portiamo a casa? 200 punti. No, hanno 200 punti la win. E si vola. Famo spin da 1. Anzi, spin da 2. A 2 a 2 mi sa che pigliamo qualcosa. 440 gemme sono un botto.
Oddio. No, di nuovo Shiro. E niente, i passi di nuovo. I primi due sono andati a male. Altri due. Madonna, che schifo sta ruota. È veramente, sta ruota veramente mi sta triggerando. Altre 440 gemme. Ok, no arte, inutilissimo, doppione. Madonna, quante... Io le spendo tutte, non me ne frega niente. Poi chiedo il rimborso a sti fetenti. No, scherzo. Rimborso non esiste, però porca valetta, rosico da morire. Facciamo da 3. Avevo 11.000 gemme, ne ho 7.000 ora. Ma che animazione è? Ma io voglio la nuova skin speciale. Beh, vabbè. Ma la vedo malissima. Spinno fino all'infinito, ragazzi. Spinno fino all'infinito, fino alla speciale. Non questa speciale, per favore. Vabbè. Poi me ne mancano tipo 3-4 skin di questa ruota. Perché non le prendo? Altre 1100 gemme. Siamo a circa 5000 gemme spese, ragazzi. 5000 per aver preso un altro fumo di passo. È tutto fumo, niente arrosto, veramente. Basta con queste nuvolette fumo. Sempre la stessa cosa, piglio. Ma che è? Ma che è la ruota dei passi? Cioè, 220 gemme solo per passi, sto pia. Mo piglio un altro passo e disinstallo. E capitano Earth, stanno infine sempre le stesse cose. Prendiamo, che bello. Che bella questa ruota. Vabbè. Io che vedevo di? Vuol dire che questa skin speciale la troveremo in un altro modo. Non abbiamo modo di trovarla perché siamo a 2300 gemme. Sinceramente gli ultimi 10.000 giri non li vorrei sprecare in questo modo, perché sicuramente, cioè, ho usato 9.000 gemme circa, ragazzi. 9.000 gemme, non ho trovato nulla. 9.000 gemme, che sono l'equivalente di circa 40 euro. Perché se 5.000 sono 20 euro e 10.000 sono 40, quindi l'equivalente di 40 euro senza trovare una skin. Grandi, meno male che se gemme non ce le metto io di tasca mia, perché sennò veramente metto la piagna, col cavolo. Ragazzi, like, iscrizione, campanella attiva. Ci vediamo in un prossimo video. Bella!